Amiche amici del New Channel, bentornati al terzo episodio dedicato alla nuova serie di Crusader Kings 3. Abbiamo una situazione interessante in Europa, di cui vi voglio parlare prima di andare nel pieno della partita. Vedete che il regno di Lotaringia, che altro non è che un regno d'Italia esteso, è in fiamme, perché c'è una guerra da parte di Lamberto di Spoleto che si vuole rendere indipendente da questo Moloch, che è il vecchio regno d'Italia e regno di Lotaringia, uniti alla morte di Lotario II nella persona di Luigi, che al tempo era re d'Italia, e allo stesso tempo nella Francia occidentale, la Westfrancia, sempre guidata da un carolingio, in questo caso però da Carlo II il Calvo, c'è la guerra del conte Eudes di Borbon per la libertà. Andiamo a vedere. Anche qua un po' di territori ribelli. Quindi, mentre l'Europa centrale e occidentale è in grande, come dire, tempesta, noi in Sardegna siamo belli tranquilli perché in tre episodi non abbiamo fatto altro che studiare e dedicarci alla famiglia. E forse direte voi: ma che palle! In realtà mi sto divertendo come un matto. Intanto abbiamo trovato un relitto, ad esempio, lungo la nostra navigata. Abbiamo perso di prestigio. E siamo tornati a casa praticamente. E abbiamo posto fine alla reggenza della nostra mogliettina. Aspettiamo che torni, il cane è fuggito. È tornato. Possiamo creare un ramo cadetto della nostra famiglia. Io in realtà io preferirei diventare il capo della famiglia, però non sono sicuro. Al momento il capo della cultura sarda è il padre, e quindi. Il padre che continua a fare delle poesie nei nostri confronti, che ci potrebbero far perdere tantissimo. No, non perdiamo relazioni col padre, che altrimenti questo. C'ha questa 56 anni, cioè c'ha l'alloro in testa con. Però non è un alloro, dai, è finto, questi sono bacche selvatiche. No, è Augusto, per questo gira con l'alloro. Ma l'erede è il figlio maggiore, è Felictu. E noi, fratellini, di un anno più piccoli, però più piccoli, avremo sempre il secondo piano se non facciamo qualcosa. Adesso però che abbiamo superato i 21 punti di virtute e conoscenza, siamo a 21, siamo eccellenti maestri, professori potremmo essere chiamati, e siamo stati all'Università in Vaticano. Io direi che potrebbe essere il momento di chiudere la linea degli scolari, arrivare quindi al tratto scholar, e una volta fatto il tratto scholar potremmo dire: e perché non ci mettiamo a studiare anche qualcosa che ci permette di crescere? E in questo caso si va su duty, no, perché siamo pigri. Dominio, direi. My land and the people under my care are my strength. Quindi iniziamo a guadagnare un po' di amministrazione attraverso lo studio, visto che da un punto di vista naturale non siamo messi per niente bene. Tanto siamo diventati faithful. Avendo un livello in più di fede, aumenta ancora di più la nostra conoscenza, perché abbiamo l'abilità che ci permette di farlo. E ecco qua, io sto cercando di migliorare sempre le relazioni con Yosha, che volevo portare a corte. Ah, ho un'idea. Non ha una moglie. Sposati con Agatha e lo facciamo matrilineare. Perché non vogliono? Ah, la fede è un grosso problema. Yosha è ebreo e non vuole sposare una cristiana. Eh sì. A proposito di matrimoni, però, il fatto di avere consiglieri non sposati è un problema. Vediamo di portare magari qualcuno bravo a combattere, tipo questo Gabriele, che è un sardo, matrilineare perché non voglio che Agatha poi scappi in qualche modo. Se si va a sposare con lei, può diventare un mio cavaliere. Senza assolutamente nessun tipo di problema. Poi andiamo a vedere il vescovo, non si può sposare giustamente, Luciu. Si potrebbe sposare con Margarita. Potrebbero fare dei figli, tra l'altro, in salute, perché Margarita è una donna in salute. Viviano non si può sposare. Ok. Tedore
si può sposare con Agostina, che però è il Spengler. Ok, va bene, pazienza. Ok, alla gotta lui. Quindi un po' di matrimoni a corte. E a proposito di matrimoni a corte, presto Fidur, la principessa della moda, mi fa sempre ridere sta cosa. Adesso ha 9 anni. Magari quando ne ha 11 o 12 iniziamo a pensare a una promessa di fidanzamento con qualche nobile vicino. E intanto ragazzi, intanto che ne parlavamo, gli imperi carolingi d'Italia e Lotaringia sono esplosi. Sono esplosi. Toscana, Spoleto, Pavia, Mantova, Savoia, han perso tutti. Sono esplosi. Fidula potrebbe essere pigra, potrebbe essere ghiottona, potrebbe essere compassionevole. Compassionevole è un bel tratto, ma il fatto è che io sono pigro, quindi perché mia figlia non dovrebbe esserlo? Il massimo della pigrizia, no? Il fatto che questa Toscana abbia il controllo della Corsica e Adalberto il cattivo, il malvagio di Toscana, caruccia sta cosa. Intanto Yosha è diventato amico. Io continuo proprio. Sì, che arriva, dai! Diventando amici con Yoshia, che vi ricordo, lo abbiamo conosciuto in Vaticano, è un grande studioso anche lui, un rabbino, cioè rabbino, di fede ebraica, e siamo riusciti a portarlo nella nostra corte. È incredibile! E tra l'altro, adesso io questo lo posso impiegare, assolutamente, con questi occhialini, è spettacolare, al posto di Tedore. Yoshia diventa nostro cavaliere, nostro amico e adesso anche ministro dell'economia. Guardate che bello giocare di ruolo in questo modo, pian pianino iniziamo a andare molto meglio. Io adesso però andrei a migliorare le relazioni di fiducia con la Spy Master, visto che abbiamo un amico al governo. Oh oh. Abbiamo compiuto 30 anni. E nessuno ci ha fatto gli auguri. Festa sorpresa? Non ci credo. Valeria ha organizzato la festa per i 30 anni del nostro sovrano. E Yoshia e Aymar il vecchio sono qua. Lui è arrivato direttamente dalla Corsica. I take the biggest one. Ah, regalo. Allora, la virtù sta nel mezzo. Prendiamo quello medio, vediamo cosa ci regalano. Il libro dei libri del giudice Arzoccu. Ci hanno regalato per i 30 anni un libro. Learning più 1, preciso più 0,10, 10% di lifestyle. Ma che figata! Ma ragazzi, ma è bellissimo! Abbiamo 30 anni. Giovanissimi. Allora, qui ci sono opinioni contrapposte, Yoshio vuole parlare, ma noi siamo pigri. C'è il 15% di probabilità di perdere l'amico? No, merda! No, dai! Allora, abbiamo perso l'amicizia, però comunque rimane a corte. Siamo riusciti anche a convertirlo all'ortodossia. E adesso gli troviamo una sposa. Preset default, per favore. Li mettiamo per età. Allora, vediamo se possiamo portare qualcuno. Francese va bene. Anne, 16 anni, ha un 15 in intrigo. Per la miseria. Tutte intrigo queste. Arbitraria. Ultra religiosa, arbitraria e vendicativa. Oh, non ce n'è una. Però mi piace molto sta cosa, sapete? E fammi vedere invece quelle brave con l'economia, visto che lui è un economista. Eufrosine è una greca, ha 28 anni. Secondo me, se io gli do una moglie di questo tipo, anche la sua abilità di stewardship potrebbe aumentare. O sbaglio? Proviamo a vedere. Proviamo a vedere. Non me lo ricordo questo? No, rimane 17, ok. D'accordo. Sanction loopholes. Possiamo comprare i claim.
nostra moglie è incinta. Ah, e a proposito, finalmente la gallura è a livello 5 di sviluppo, è salito. Perfetto. Ok. No, adesso abbiamo un buon governo. Mi piace, mi piace. Abbiamo pochissimi soldi, questo è un problemone. Dobbiamo fare un'alleanza. Però a questo punto, ragazzi, visto che l'Italia è esplosa e adesso l'Italia è un bel arlecchino, perché non andare a trovare un fidanzato per nostra figlia? Cosa succede? C'è un'attività? Qui siamo invitati. Una caccia? Ma noi siamo pigri per andare a caccia, ragazzi. Siamo pigri per andare a caccia. Qui la rede è la figlia comunque. Ok, qui abbiamo un'ottima recluta, bene. Però il fatto che sia una figlia la rede di Spoleto, non possiamo provare a dire a questo punto sposati con il nostro figlio Gobleno. Non accetteranno mai proprio perché altrimenti significa annettere la loro intrafamiglia, ci credo, però ci ho provato. E tu c'hai una fidanzata? In teoria noi potremmo dire che Fidula potrebbe diventare la sposa di Alberto d'Orvieto, che sarà il futuro conte di Toscana, nonché avrà il controllo anche sulla Corsica. Avere un'alleanza con loro però può essere un'arma a doppio taglio. Oh oh, più stress perché qualcuno qui ha fatto un pasticcio con le mappe. Anche Genova, guardate, è diventata indipendente. È nata un'altra figlia, Viviana, bellissimo nome. La nostra Vivi. Conte Taddei di Genova, 17 anni. Ha un figlio, Rodolfo, che ne ha tre. E a questo punto Fidula potrebbe diventare la sua fidanzata e a questo punto avremo l'alleanza con Genova. Può essere un'idea. Son of Glass. Soymir che cosa potrebbe... Ah, Soymir potrebbe avere un favore con noi. Sì, prendiamo il favore del vescovo. Il vescovo adesso ci deve un favore, però abbiamo guadagnato un sacco di punti. Oh merda. E intanto volevo dirvi, anche in Francia la guerra è andata molto male per il regnante. Addio Clemente. La mela è caduta. Diventa diplomatica, ok. E volevo far vedere la Francia perché l'Aquitania con Carlo Magno il Compassionevole è diventata molto più forte forse della Vestfrancia. Poi ci sono tutte le regioni in Viennois, Provenza, Savoia, tutte libere. A proposito di Provenza, c'è un ventenne non sposato. La Provenza non è male. Anche se forse culturalmente ci conviene fare un matrimonio con Genova, dai. Facciamo così, Fidula. Sposerai Rodolfo di Genova. E in questo modo avremo la nostra prima alleanza nel continente. E eventualmente in futuro, se la Toscana ci darà fastidio, avremo questo legame. Dai, facciamo così. Intanto veniamo sfidati dal nostro amico a un combattimento a tavola. E a questo punto usiamo la nostra conoscenza. È un praticamente sasso carta forbice, ma io uso sempre conoscenza e abbiamo vinto.
Match eccellente, ok. Posso prendere il pin e toglierlo. Ok. Io direi che 24 è veramente buono. Learning 24. Siamo per arrivare al tratto scolaro, ragazzi, che significa altro. Learning 5, arriviamo a 29. E ancora più sviluppo. E con questo, diciamo così, pallino dello sviluppo, penso che poi andrò allo studio dell'architettura. Per iniziare a migliorare un po' la nostra città. È di nuovo incinta la nostra mogliettina. Ok. Velocizziamo. Chiudiamo, ragazzi, il tratto scolaro. Andiamo a vedere il nostro personaggio che adesso ha 29 nella conoscenza. È veramente tanto. E gli andiamo ad assegnare qualcosa di diverso. Andiamo ad assegnare non wealth perché lui comunque non ha assolutamente intenzione di diventare ricco, ma duty nemmeno perché è pigro, ma dominio. E poi sbloccheremo architetto in modo che inizi, arrivato a una certa oltre i 30 anni, a pensare. Ah, diventiamo le ali? Perfetto, abbiamo un nuovo nickname, Giudice Arzocco with Tress. Abbiamo praticamente questi capelli, adesso non ho capito bene esattamente dove sono e come stanno, ma una ciocca di capelli della nostra moglie è sempre con noi. Nasce Valeria, non possiamo dare... Ah, Sofia mi piaceva. Facciamo Sofia. May you grow wise, eccetera, eccetera. Leale, meno intrigo, più diplomazia, più opinione e benissimo, benissimo, benissimo. Però non ho capito perché siamo scesi a... Ah sì, è certo, perché non stiamo più facendo gli studi del learning, ma stiamo cercando di migliorare adesso la nostra abilità amministrativa. Ok. È una partita molto chill questa, a me sta piacendo molto, spero che anche a voi non dispiaccia. Oh, siamo diventati malinconici, c'è qualcosa che non funziona. Proviamo a vedere se possiamo imparare altre lingue. Che lingua parla il Papa, ad esempio? L'italiano volgare. Vediamo, visto che abbiamo i nostri ganci, no? Con il Vaticano, se riusciamo ad imparare l'italiano. Adesso faremo sardo soltanto. Cerchiamo di guadagnare un po' di prestigio in più. E adesso sono 64 ducati, monthly income, va bene. Tanto la Gallura dovrebbe aver migliorato ancora di più lo sviluppo. Eravamo a 4 all'inizio partita, adesso siamo a 6. È un grande evento, cioè abbiamo aumentato del 50% lo sviluppo. È ancora bassissimo comunque, va bene. Però, pian pianino. Giusto per farvi capire, Roma, quanto sviluppo possa avere la città eterna. 27. Ma non so, andiamo a Siena. 8. Lucca, 8. Pavia, che è stata capitale dei Longobardi, 11. Milano penso sia scarsina invece, no? Qui c'è Monza. 15, che cazzo dico? È già così potente. Wow. Quindi capite che sei, insomma, lascia il tempo che trova. Però, chi è morto? No, è morta la Spy Master. No. Beh, a questo punto Istevene. O Monica, che è anche nostro medico. Medico e Spy Master insieme non mi piace molto, se devo dirla tutta.
Qui c'è un piccolo litigio. Possiamo chiedere a Fidula di fare la diplomazia e eliminare le... Fidula Lustful, visto che quando diventerà adulta va bene. Faremo molti figli con il principe di Genova. Tutto questo il padre qui non ci pensa nemmeno a morire. Ma la cosa ancora più interessante è che Felictu, ragazzi, nostro fratello, non si è mai sposato. E quindi la sua linea dinastica, insomma, è quella che è. Un'altra poesia di nostro padre. La lascio leggere a voi, signori, perché io, onestamente, direi che presto mi sto stancando di queste poesie. Adesso nostro padre ci sfida addirittura a tabula. Io uso sempre la mia tattica incredibile. Abbiamo vinto, tra l'altro. Yeah. E non perdo l'occasione di ricordarvi che se volete supportare il mio lavoro di bardo digitale potete dare un'occhiata al programma abbonamenti e a meno di un caffè al mese potete avere accesso ad esempio a un video in cui potete farmi delle domande, io tutti i mesi vi rispondo personalmente e questo è un video a disposizione che vedrete una volta fatto l'abbonamento. Oppure potete partecipare a tutte le votazioni sulle serie in corso e che verranno. Ad esempio, questa è una serie che è stata votata dagli abbonati. Basta il primo livello per questo, quindi date un'occhiata. Andiamo avanti. E qui, vabbè, c'è tutto il discorso della... Ah, no, non ho la wet nurse. Ma non avevo la... Oh mio Dio. No, ok, va bene. Margherita diventa la wet nurse, che tra l'altro l'avevo fatta sposare, se non sbaglio... a uno dei miei a Lucio, al cancelliere, la moglie del cancelliere, questa, esatto, ha fatto bene a portarla a corte. E signori, adesso Genova ci chiama in guerra perché c'è un peasant uprising. Praticamente il popolo genovese ha preso le armi contro il suo signore. Noi abbiamo pochissimi uomini, tra l'altro. 606 uomini guidati da Antonio De Tortoli. Che il rospaccio bruttissimo, poverino, se gli occhi storti. Troviamogli la moglie prima che vada in guerra. Una moglie sarda non si può. Italiana, Caterina, dai. Così almeno si sposa e poi parte. Sbarchiamo a Monaco. No, ma pare che ho appena buttato via dei soldi perché i genovesi hanno vinto. I genovesi hanno vinto la guerra, cioè hanno vinto la battaglia contro i ribelli ed è finita. Pensavo che i ribelli avrebbero vinto, in quel caso avremmo gestito noi, no, l'esito. È perfetto. Dentini. Esatto, perfetto. Ok, anche il nostro figlio Gubleno vuole diventare Fickle. Possiamo trasformarlo in contento o possiamo trasformarlo in... contento è un bruttissimo tratto, sbaglio. No, in realtà no. Perde stress after learning, è una persona molto pacifica. Trusting, al contrario, a me intrigo. Teniamo Fickle. Fickle non è male, eh. È indeciso, perché abbassa la stewardship, ma comunque è abbastanza interessante. Ok, qui c'è un discorso di un artefatto. Worn Language Manual. Più 4 per imparare. No. Lucio potrebbe arrabbiarsi con noi perché glielo rubiamo. Oppure gli offriamo 5 monete. Potrebbe arrabbiarsi e sentirsi insultato. Oppure potremmo risparmiare 45 monete. Proviamoci.
si è sentito insultato. Non siamo riusciti a comprare il libro per 5 monete. Io 50 non voglio spendere, sono troppe. Sono troppe, signori. Qui c'è un'altra signora che vuole, una cortigiana che ci vuole aiutare, proviamo sempre a guadagnare le cose gratis, niente, abbiamo fallito anche stavolta. Vediamo se l'erede si trova una fidanzatina a questo punto, di sana e robusta costituzione. Metto la pausa perché qui c'è una gara che magari potrebbe essere interessante. È troppo piccolo. No, andiamo sull'età. A 9 anni non possiamo trovare una che ne ha 23. Drislava è un genio, però Drislava sta in Slovenia, dai. Una francese, ad esempio, Marie, che è sana. Una greca, visto che comunque noi siamo di religione ortodossa. Parzena, dov'è? A Napoli! Parzena di Napoli, del conte, figlia del conte Sergio. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, hanno 8 anni più giovane di Gubleno, però è napoletana ortodossa, greca quindi, e ha il tratto amazzone. Quindi non soltanto portiamo a casa un potenziale matrimonio ottimo, ma anche un'alleanza con la città di Napoli, dopo la città di Genova, quindi inizia la nostra rete di piccole alleanze italiane. Non male, non male. Io direi di finire qui questo episodio. Che è sempre stato statico, ma molto ricco, perché abbiamo completato il percorso dello studio del nostro giudice Arzoccu, che adesso a 35 anni ha iniziato ad approfondire l'architettura e la gestione dei propri territori. Vediamo se riuscirà nel suo obiettivo di insomma, riempire quelle lacune di conoscenza, perché se ne rende conto adesso che ha 25 di learning nell'amministrazione. E riempirà con lo studio. Inoltre la famiglia si è allargata a 4 persone, le alleanze si stanno allargando. A questo punto forse anche le ambizioni possono iniziare a fare capolino, cosa dite? Lo vediamo nel prossimo episodio. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e ci diamo appuntamento alla prossima.